il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. L'allenatore si è deciso per il 4-5-1 per tentare di portare a casa il risultato. L'unico uomo in attacco è chiamato a una gara di sostanza. Dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi. Mantenere palla, far salire la squadra. Poi dipende da come si evolverà la gara, Fabio. Ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco. Eccoci, si comincia. Prova a giocarla in profondità. Strizzolo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si ferma qui la manovra. Allarga il gioco. Elegante. Passa. Qui può partire il contropiede. Filtra la palla in profondità. Scatta verso il pallone. Se ne va. È in posizione per il cross. Cross verso il centro. Cerca la rete. Tiro davvero da dimenticare. Pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Passa. Palla in avanti, verso il compagno. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Non poteva fare molto altro. Ottimo dribbling. Si fa largo con grande determinazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lotta ma perde l'equilibrio. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Cerca spazio. Non può sbagliare. Vediamo se crossa. Conquistato palla. Cerca il compagno libero. Chance. Bella parata! Che grande parata! Non bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Ecco il tiro! Spazza il più lontano possibile. La crossa in mezzo.
passa. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Cerca l'uomo là davanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Gerbo. Il primo gol si fa attendere, ma non ci siamo annoiati. Alla peggio nello scontro di forza. La gioca in profondità. Cercano un'azione veloce. Passaggio sulla destra. È libero di creare pericolo. Occhio! Il portiere dice di no. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ci prova, tenta nuovamente. Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Che primo tempo hai visto, Luca? Hanno creato una palla gol dietro l'altra, Fabio, un vantaggio che non sorprende, ma hanno raccolto meno del seminato. Non devono abbassare la guardia nella seconda parte. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Il secondo tempo è cominciato. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cavion. C'è l'opportunità per il contropiede. Riceve un pallone interessante. Da lì può concludere. Attenzione al tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Passa. Il duello fisico con l'avversario. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Non riesce a mantenere il possesso. Sottile. Fallo, calcio di punizione. Incornata! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Sbloccato quando mancava poco al riposo.
il punteggio è quindi di 1-0. Prova la giocata in verticale, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Passa. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Passa. Di forza. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Lo dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Contrasto di scivolata. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. L'appoggio sulla fascia. Va in scivolata. Fallo netto. Non c'è ombra di dubbio. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Cavion. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Cross verso il centro dell'area. Ecco il tiro! Fuori di poco, sfortunati qui. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Il tempo sta per scadere. Devono darsi una mossa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ben fatto. Intervenuto quando c'era bisogno di lui. L'estremo difensore la calcia lunga. Strizzolo. Non c'è più tempo, finisce qui. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma,